Victoria Olboyu, Abdou Diouf, Tracy e Boyk Bodin. Chi sono? Cosa fanno? Qual è la loro storia? Cosa vi viene in mente quando sentite per la prima volta i loro nomi? Vi do un piccolissimo indizio. Hanno tutti una cosa in comune. Hanno la pelle nera. O meglio, i loro genitori sono emigrati dall'Africa e loro sono nati e o cresciuti qui in Italia. E il nome, molto spesso, è estremamente radicato a quella che è la nostra identità, ma è qualcosa che diamo troppo poco per scontato. Il nome è qualcosa che probabilmente facciamo anche fatica a pronunciare, ma abbiamo imparato a dire Schopenhauer, non dovrebbe essere un problema con Olboyu e Diouf. Il mio discorso stasera è che vorrei portarvi a scoprire cosa si nasconde dietro le storie dei corpi invisibili, un concetto di invisibilità che in realtà ho scoperto ed ho imparato a scoprire facendo una panoramica su quelli che erano i corpi dei migranti già dall'epoca di mia madre. L'epoca di mia madre si intende già da 20-30 anni fa, e di come la storia di mia madre e di quelli e quelle come mia madre ancora oggi si rispecchia sui loro figli, sulle nostre identità, sulla nostra storia. E non ci dà una narrazione che sia solo ed esclusivamente nostra, ma che diventa sempre uno specchio ed un riflesso di quelle che sono le categorie in cui loro prima sono stati inseriti, delle categorie prestabilite, che non avevano via d'uscita, delle categorie molto spesso brutalmente orribili o semplicemente molto umili. Delle categorie che potevano essere magari dei lavori come quello del bracciante, come la donna delle pulizie, o come lo spacciatore, o come la prostituta. Perché? Perché siamo abituati a vedere nel nostro immaginario quelle persone che fanno solo ed esclusivamente quel lavoro, che non possono fuoriuscire da quegli schemi, e se lo fanno rimangono probabilmente sempre invisibili. L'invisibilità di cui vi parlo è un'invisibilità soprattutto a livello lavorativo, un'invisibilità che vede corpi di uomini neri morti sui campi, sotto al sole, probabilmente anche sottopagati, ma che viene completamente passato per indifferente agli occhi dello Stato. L'invisibilità di cui vi parlo è l'invisibilità di cui è stata vittima mia madre per tantissimi anni. Una ragazza che parte dalla Nigeria con il sogno magari anche abbastanza condiviso di arrivare in un altro paese, di poter lavorare, studiare, cambiare completamente prospettiva e vita e di poter aiutare quella che è la sua famiglia in Nigeria. Mia madre però viene convinta da una donna che mi piace definire vestita di illusioni e arriva in Italia a 18-19 anni e si ritrova a lavorare sulla strada. E la vita di mia madre cambia completamente. La narrazione che si è avuto del corpo di mia madre, che è stata vittima della tratta della prostituzione delle donne nigeriane sulle strade italiane, purtroppo si riflette ancora su tutte quelle che sono donne e soprattutto donne nere qui in Italia. Ed è quasi difficile pensare che possa esserci un altro tipo di linguaggio, un altro tipo di narrazione e un'altra etichetta, o che semplicemente quelle etichette smettano completamente di esistere. Io oggi vorrei provare a cambiare l'idea che possa esserci o meno un'etichetta, a far sì che i corpi, che per molto tempo sono stati invisibili, prendano finalmente un riconoscimento e una riappropriazione di se stessi, soprattutto quando si parla di riconoscimenti in termini legali, in termini di documenti, in termini che pochi giorni fa a Torino è scoppiata la notizia di donne che sono state costrette o minacciate alla quale avrebbero lasciato il permesso di soggiorno solo in cambio di prestazioni sessuali. E in questo caso il permesso di soggiorno, che molto spesso viene definito un po' come la cittadinanza, solo un semplice pezzo di carta, ti rende ricattabile, perché la tua vita diventa ricattabile. Perché ha a che fare con quella che è la tua salute, ha a che fare con quello che è il tuo lavoro, ha a che fare con quello che è il futuro dei tuoi figli. Figli che, anche se nasceranno in Italia, non avranno comunque la cittadinanza italiana, ma saranno costretti a richiederla a 18 anni. Nel mio caso, fortunatamente, l'ho ottenuta a 19 anni, ma in altri casi, come di persone che conosco, l'hanno ottenuta dopo 9 o 10 anni. E questo cosa significa? Significa che non puoi votare, significa che non puoi partecipare ai concorsi pubblici, che non puoi viaggiare in alcune parti del mondo.
Significa che vieni completamente dimenticato e vestito di un mantello dell'invisibilità che purtroppo ti rende oscuro ed invisibile agli occhi dello Stato. Agli occhi dello Stato, per quanto riguarda ovviamente una cosa prettamente legale, ma per quanto riguarda invece quella che è la tua identità, quelli che sono i tuoi sogni, quella che è la tua passione, quello che sei tu, perché il colore della tua pelle e il tuo nome, molto spesso difficile da pronunciare, viene sempre prima di ciò che effettivamente sei. Quando vi ho fatto i primi tre nomi all'inizio, molto probabilmente anche per un millesimo di secondo avrete pensato a dove inserire queste tre persone. Ve lo dico io. Abdou Diouf è il primo biologo nero italiano di origini senegalesi. Teresi è la prima donna nera di origini nigeriane a vincere MasterChef Italia e Victoria è la prima donna nera a candidarsi al Consiglio Comunale di Parma. E siamo partiti da un biologo, una consigliera comunale e semplicemente MasterChef Italia per dire che nella narrazione che vogliamo dei nostri corpi, di questa fantomatica seconda generazione afrodiscendenti, afroitaliani, è una narrazione umile e semplice, che non ha più nulla a che fare con quello che hanno fatto o che sono stati i nostri genitori, ma con quello che possiamo fare noi e con quello che possiamo essere effettivamente noi, a prescindere dal mio cognome, che sia Fionai, che sia Oluboyo o che sia Diouf, a prescindere dalla mia pelle, che sia nera o che sia bianca. Purtroppo però abbiamo un grandissimo privilegio, o meglio, molti di voi qui hanno un grandissimo privilegio, che è quello del nome prettamente italiano o che suona come italiano e della pelle che è quella bianca. E infatti, in conclusione, vi inviterei, se vi va, a fare un piccolissimo esperimento insieme a me, ad alzare un braccio con il palmo della mano aperto. Se lo alzate insieme a me, vi invito a scoprire cos'è questo privilegio. Abbassate un dito ogni volta che elenco qualcosa che ha a che fare strettamente con la vostra persona o che è un'esperienza che avete vissuto sulla vostra pelle. Abbassa un dito se ti sei mai sentito oggetto di discriminazione, quando entrando in una stanza tutti gli occhi erano rivolti verso di te, se ti hanno guardato e ti hanno detto torna nel tuo paese, come se il tuo paese non fosse questo in cui sei nato. Abbassa un dito se non riesci a trovare casa o lavoro, non riesci a trovare casa perché a quelli come te non affittano, perché non pagano, e non riesci a trovare un lavoro, soprattutto a stretto contatto con il pubblico, perché i clienti potrebbero essere spaventati o a disagio a essere serviti da uno come te. Abbassa un dito se ogni volta che sei passato di fronte alle forze dell'ordine hai sentito il cuore tremare a mille e che quando ti hanno chiesto di esibire i documenti ti hanno chiesto sempre e solo il permesso di soggiorno, perché se sei qui in Italia o sei un irregolare o hai un permesso di soggiorno, la carta d'identità non te l'hanno chiesta mai. Abbassa un dito se sei stata o stato oggetto delle fantasie degli altri, fantasie sessuali che ti hanno visto semplicemente come qualcosa di esotico, come una fantasia selvaggia, qualcosa da esaudire. Abbassa un dito se sei stanco che il tuo nome e la tua pelle venga sempre prima di quella che è la tua storia, di quello che sei e se sei pronto ad un cambiamento in un linguaggio diverso. Se siete rimasti con il palmo aperto, quello è il vostro privilegio bianco. E no, non è una colpa, ma lo diventerà nel momento in cui ignorerete ciò che succede al ragazzo o alla ragazza col pugno chiuso al vostro fianco. Grazie.